Cioè, mi faccia capire bene, lei è sola come un cane, nessuno la vuole, è praticamente una gattara e si è andata a prendere una macchina usata a quattro porte. Cinque a te, conti il bagaglio. Eh beh sì, carichiamo qualcuno da dietro se serve. Per i cadaveri li butti dentro. Si chiama cinque porte a casa sì, mia. Ok, ma chi entra nelle altre tre assistenti? Nessuno la caga nella sua vita, è sola veramente come un cane, anzi come un gatto. Questa è una macchina triste. Lo è una so, macchina era da bella, poveracci. La mia era più bella, ma me l'hanno distrutta. Vabbè, cazzi suoi. Parli con impara ad andare in autostrada in contromano, assistente. Ma non è vero! Con la scusa, saccio una certa età, non vedo più bene. Ero ferma, uno stop. Alla rotonda, direi. Ah, ecco, perché stop e rotonda è un attimino differente. Faccia lo stop anche nella rotonda. Se io avessi big money, assistente, non mi prendo sti schifi di macchine qua. Senti, non ce li hai big money. No, io non c'ho i big money. Le faccio vedere io una macchina sexy, una macchina giovine. Una delle più grandi, belle macchine vogliate prodotte della dalla Fiat. La Fiat Multipla, assistente, era una macchina che ti dice in faccia: sì, sono un cesso e me ne vanto. E me ne vanto. Cioè, per quale motivo devi prendere chiaramente una macchina che è stata incastrata dentro un'altra macchina? Ma secondo me qualcuno ha perso una scommessa quando ha realizzato. Sì, probabilmente. Ma a parte incollare due macchine sopra l'altra, ti dico, non riuscivo a parcheggiare una Matix, che è l'1% di quella macchina lì. Vuoi darmi una roba del genere? No, ma è orribile. Cioè, no, voglio dire, è bellissima. È una delle auto più sexy che io abbia mai visto. Attenzione, l'immagine potrebbe essere coperta da copyright. Sì, sì, è tutto protetto da copyright. Anche la prova copyright. Adesso mi è arrivata la denuncia. Chiamiamo l'assistenza di Google, banda di incompetenti. Ma vabbè, dai. Allora, salve a tutti, io sono The Long Gamer e quest'oggi si parla di auto strane, auto brutte, cose strane che vedete in auto, come l'assistente investita da una macchina, ma tipo gatto sul lato della strada. Abbiamo trovato dei post dedicati alle auto, non ce li siamo spoilerati, ce li dobbiamo vedere. È un'auto quella. Questa è la tipica auto romana, vedi? È tipica del gladiatore, come si può notare, il carrellino dietro è moderno, non c'era sulle versioni antiche. Come potete vedere, però, è chiaramente le tipiche auto che girano per Roma. Questo che fa? Ma tipo ha preso una moto, ci ha messo il cavallino delle giostre? Sì. Ma è un genio, ma anche vestito da centurione. Sì. Ah, oh, ti sei dimenticato le cinture. No, ho fatto una cena. No, cioè, no, ma... Senti, lasci stare che è me. questo è il prossimo Sharknado in cui ci sono gli squali travestiti da autobus che inseguono i panini filetto fish del McDonald's. Ma dimmi te. Ma è bellissimo. Ma chi è che ha fatto sta cosa? Io voglio il panino hamburger. Minchia, fai l'auto Pac-Man con l'auto, anzi l'auto fantasmino con l'auto Pac-Man a sto punto. Geniale. È bellissima. Ma è proprio il filetto fish del codo, riconosco la salsina. L'unico panino che riesco a mangiare al McDonald's, santo cielo. Ecco il finale di Avengers Endgame. Capitano America che all'ultimo fugge a bordo della sua moto. Aspetta, adesso mi sento più sicuro effettivamente quando per strada c'è Capitano America. Voglio dire, oh, lui li ferma direttamente appena ti fanno uno sgarro in strada. Guarda che non lui... ti cava i punti della patente. No, ti spacca la macchina. Sì, direttamente tutto. Ti ferma direttamente lui. Peraltro, con lo scudo, il costume è fatto benissimo. No, ma probabilmente sta andando una fiera così. Credo anch'io, credo anch'io. La bifana. Babushka Creed. Cioè, questa è la tipica nonna russa di 120 anni che quando non c'è spazio nell'autobus lei sale da dietro. Anzi, no, non aveva pagato il biglietto. La nonna fotte Vieni sega. Di notte con il tram. Guardala. Ma come fa? Ma dove? Ma sembra una testa di leone. Ma santo cielo, nonna, scendi. Hai preso gli psicofarmaci. Che cos'è quest'auto? La voglio. Vede, assistente, non quel cesso di auto che si è preso. Ma è l'unica che potevo permettere. Guardi che rosso, cos'è? È una macchina sciolta. Non gli si credo anch'io. Non gli si sono attivate le... È rimasta troppo al sole. No, le texture. E a bassa definizione. A bassa definizione. Questa è un'auto vera. Questa è la cosa più bella e strana che io la voglio. È di Batman. A parte che devi essere alto tipo 60 centimetri, mi sa, E sì. Bassa, ma probabilmente ti sdrai praticamente dentro. E come cacchio qui ti sdrai? Non lo so, chiedilo a Batman. Chiedilo a Batman. Quando non hai il posacenere e usi giustamente lo specchietto retrovisore. Sì, cioè, sì, ovviamente almeno non sporca per strada. Questo è vero. Però fuma anche un po' troppo. Signora, lei mi muore di cancer ai polmoni prima di arrivare a casa. E santo cielo. Che ha, fidati che muore lo stesso. Sì. Però pensa all'ambiente. Lui, polmoni fotte sega, ma sono comunque ambientali. Perché lui deve arrivare alla sera. Ah no, la sera. Sente, ma vada fan club. No, no. Allora, ma tu sei una persona orribile. Una persona si è giocato la macchina e dei signori si è giocato la giornata. No, ma io veramente adesso sta scendendo a chiedere scusa, ma io prendo il rullo davanti e gli ci spalmo la macchina sotto lui. No, qua devono rifare.
fare tutto. No, devono passare tutto. No, quell'uomo quella sera non è tornato a casa. No, e i dipendenti comunali sono finiti in casa. No, l'hanno cementato vivo dentro la strada, In realtà, se guardi bene sotto la strada, ci sono delle mani che spuntano ancora. Ma allora, vergognati, sei una persona veramente orribile. Copyright! The Walking Dead stagione 9. I zombie che vogliono il SUV, adesso mangiano i SUV direttamente. Io lo voglio sta auto. Non puoi farlo. Lo so che non si può. Ne vale la pena. Si se tente. Ti ferma, se ti ferma Capitan America, finisce. No, è vero. Ma è bellissimo con lo zombie dietro. È come il Babbo Natale a Natale, attaccato ai muri. Ma sai che io i primi anni mi sono preso un colpo. Quando cominciò la moda in Italia. Di Babbo Natale? Sì, mi sono preso un crisbio di colpo. Era la sera, vedo sto coso appeso. Ho fatto un salto mentre ero in macchina. Questo è il nuovo servizio di pompe funebri. Allora, se ti puoi permettere il veicolo, bene. Se no, ti mettono sul tritalegna dietro. Ti mettono dentro il barattolo della Bormioli, quello di vetro. Ma, Bormioli di quelli fatti bene, però, Bormioli di qualità. Oppure lo mettono dentro di dente con la bara e tutto. Ecco, è per risparmiare spazio. I cimiteri sono pieni assistenti al giorno d'oggi, è un casino. Il loculo 10x10 cm è molto più economico. No, in ma effetti, fai prima a fare come fanno con gli animali, ti fanno diventare una ballina di vetro. Cioè? Adesso cremano gli animali, li fanno diventare del vetro a forma di zampino, e tu puoi tenere il vetro del tuo animale. Ma che schifo! Sai, quando non hai soldi per risparmiare, per riparare l'auto, piazzati il martello di Thor e denuncia la Marvel. Scusi, ero in autostrada l'altro giorno e all'improvviso il martello di Thor. Prova a richiamarlo, forse torna indietro. Ho provato a cavarlo, non si riesce. No, ma questo è un genio, quest'uomo merita no, tutto ma della vita. No, ma la domanda più domandosa. Dica. È come Crisbio cacchiarola hai fatto a far finire il martello di Thor? No, un danno del genere. Chiedilo a Thor, non chiederlo a me. No, realmente, come hai fatto? Non lo so, ma non esiste Thor, assistente. Un motorino, un coglione, una bicicletta, Babbo Natale. È Babbo Natale che si è schiantato, ma Thor probabilmente no, e poi hai messo il martello di Thor perché Babbo Natale è furbo. Beh, è stato fortunato, se fosse stato Iron Man ci fregava tutto il tempo. Sì, in effetti è vero, in effetti è vero. No. Questo sono io in auto per non farmi riconoscere. Cos'è? Sì, beh, non ho avuto tempo di finirla a casa. Devo lasciarla sopra due ore. Sai che alcune non si cavano e stai lì che tiri tutto il tempo? Sì, io ne ho una, non funziona. Ah, quindi questa non è la sua faccia, è la maschera che non è riuscita a cavare. Nera. Mi spiegano un po' di cose, assistente. Ma vai al Thor. No, ma hai presente quelle nere? Sì. Ecco. Sì. Che è pieno di video della gente che poi negli si cava via. No, bisogna usare quelle giapponesi per fare quel gioco. E un piede di porco per cavarla. L'antifurto. Bello l'antifurto, questo è sicuro che nessuno ti ciula la macchina. La puoi lasciare aperta, No, ma è bello, Buongiorno signore, le serve qualcosa? Sì. No, grazie, guardi, ho sbagliato macchina. Cos'è? Ma è un genio sto tizio. È un cobra. Poi lo puoi lasciare al caldo, lui sta nel deserto. Non ci sono problemi, Gli lasci un topolino lì tranquillo. Sì, anche un giornalino di qualunque tipo. Era orribile, ma ve lo dico da solo. Un genio. Ma guarda, no, la faccina felice. Ti sta anche salutando. Ti costa di meno il Cobra, onestamente. Ma ciao. E non parte a cacchio come ogni tanto fanno gli allarmi delle macchine. No, di solito quando parte lui senti qualcuno fa che non è l'allarme, ma è chi è la vittima dell'allarme. È stanco. No, sì, mi sa che anche a me. Questo è quando lavori troppo e il tuo camion sviene all'improvviso sul posto di lavoro. Sembra quei gatti che si buttano sul letto di faccia. Sì, vedi che vero, ha l'orecchietta. È vero. È sbrisciato di colpo, babum, di faccia a terra. È svenuto, adesso stanno aspettando l'ambulanza. E il carro attrezzi. Quando i vivi non ti cagano, vai in giro con un cadavere. Vai col nonno. Questo è quello che succede quando dimentichi la nonna in macchina. Per 2 o 3 anni. Nonna, è un po' sei silenziosa ultimamente, Dimmi se devo portarti in bagno. Però la nonna ha ancora una bella cera, quindi si è mantenuta bene negli anni. Vabbè. Come riconoscere Tony Stark? Sì, è bello che la targa dice humble, umile. E Tony Stark? Sì, molto umile. Bella, ammetto, bella. Non dico di no. Probabilmente la nuova versione dell'armatura. Tu la clicchi, fa così. Questa è Iron Man Transformers Edition, ovviamente. Fa picchio. Questa è Humblebee. Invece di Bumblebee abbiamo Humblebee. No, è bellissima, ammetto. Che volentieri te la rigarei e dico sono stato io. Cioè, vado in carcere volentieri, mi piglio denuncia, però dico porco cane, sono stato io. Lo ammetto tantissimo. Hai problemi. Tutti buoni con gli animali da compagnia. Guardate, guarda la faccia, nel capire se sia un uomo o una donna. È una donna. Questo non hai capito, ma il procione è lo snack del tizio. No, dai, povero. Sì, guarda il procione com'è triste. Salvami! Salvatemi, help! Guardami.
E lei che dice: io stavo per mangiare porcione. Ma perché? Non lo so. C'è il muso un po' tetesche. Non lo so perché. No, questo, se provi a entrarci dentro e rubarlo, ti ritrovi le peggio maledizioni azteche. Sì, sì, no, ma hai, hai presente i camioncini? Sì, sì, sì. È come i videogiochi: c'è la versione base, sì, la versione gold e la versione azteca. Azteca. Mi par giusto, sì. La versione quella collector edition. Quanto ci hai messo a realizzare una cosa del genere? Allora, aneddoto, c'ho l'aneddoto. Per un certo periodo mio fratello gli è venuta la bella idea di comprarsi la Smart. Mio fratello è un pirla, ma no, la no, no, non ci entra, non per offesa, ma no, 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 mio fratello occupa tutti e due i posti della Smart. Appunto. E l'aveva lasciata dal meccanico e mi dicono, e mi dice: guarda, te la vengono a consegnare. Il meccanico me la consegna, sta per darmi le chiavi e tutto ganzo ganzo mi fa: le ho riportato le chiavi del Ferrarino. Ho guardato, guarda che il Ferrarino non è mio. È rimasto malissimo. Ci è rimasto malissimo. Pensavo di aver tutto ganzo ganzo. Ma santo cielo. Mio papà voleva che prendessi quella cosa lì. Ma perché? Ah, tu hai proprio il coso per ingrandire la macchina. Guarda, ci ha messo pure il coso di scappamento. Ma penso sia... è collegato, vero, sta roba? Ma è collegato. Tu devi immaginare che da davanti vedi il furgoncino, ma dietro non c'è niente. Ma cos'è? Ma... certo, perché le norme della strada. Guarda, le norme delle strade. Scusate, si chiama Azte Casa, quindi è imparentato col tizio di prima. Ma ti ricordo, le regole della strada è come le cose della scuola. Sì, uscite sì. La scuola guida, fai la setta. Sì, praticamente. Perché a vedere sì. Le so solo io. Però è geniale, ammetto è geniale da un certo punto di vista. C'è solo un problema. Voglio vedere in curva come fai. Ecco, stavo per dire. Voglio vedere in curva come fai, però sicuramente c'è di peggio. Il palo della luce che butti giù. Porco cane, perché? Oh! Io penso che ti sarai, peraltro sei in autostrada, notare dallo specchietto retrovisore. Io penso che a un certo punto ti sei accorto che hai finito buona parte della gomma e del cerchione. Perché di solito li vedi che girano con le scintille e via dicendo. Come fai ad andare dritto, peraltro? Ti è esplosa la ruota, hai mangiato. No, ti è esploso il cervello, i neuroni. Come cacchiero? No, no, non voglio sapere, genio. Io comunque ti dico che con mia mamma abbiamo bucato e lo senti sul drogati, volante. Ecco, lo sapevo io. La gomma della macchina. Ah, ok, scusa. La senti la stabilità della macchina? Stavo bevendo, grazie, si sente, mi ha dato una pacca sul polmone. Andiamo avanti che è meglio. Ho capito, trasporto eccezionale, ma anche il pirla è eccezionale. Ci serve una cadrega? Guarda, per uno. Ma sono sedie. Beh, copriamolo sopra, si sa mai che non si noti bene. La cadrega è la ragione della vita. No, vabbè. No, vabbè, ma i geni. Allora, a parte il fatto che penso che quando hai investito l'idrante ti sarai accorto che c'era tipo 26 litri di acqua e onde anomale dietro di te. Poverino, sei rimasto sotto. Cioè, questo l'ha tirato sotto e questo l'ha tirato... Come? A parte la big denuncia che non ti... Questo ha curvato prendendo il coso e ha cavato l'idrante. E visto che sono 8, no, sono 4 le ruote, sei bloccato lì. Sì, sì, è bloccato, questo non... Come lo cavi? Capito, cane alla guida, ma qua stiamo esagerando, Però proprio lo vedi tranquillo, tipo, tipo spapparazzato. È una giornata da cani. Sì, è in colonna, poveretto. Sta sicuro che a lui non gli cavano i punti sulla patente. Hai capito tutto della vita. Attenzione, non vediamo un cavolo perché questo sticker ci ostruisce la vista. Ma scusa! Ma cavolo sticker! Ma cavolo sticker! Ma santo cielo, Russia sicuro? Russia sì, sicuro proprio, Faccio troppo rumore, cavolacci tuoi. Ma no, ma dai! Come che io sto cercando quello e non sono la Belen, quindi stammi lontana dal sedere. Oh, bello! Sì, sei la mia ultima macchina. Family friendly assistente. La mia ultima macchina gli hanno rifatto il sedere, il bagaglio. Gli aio, sì. E non c'era più. No, questa è la nuova auto su monorotaia. Io pensavo fosse un glitch. Sì, sì, questo non è un guardrail in realtà. GTA 5. Sì, è un bug di GTA 5. Come? Cioè, mi notare proprio la precisione precisa precisa, E pensavo di fare il trenino. Vedi? Ti ho detto che è stato il martello di Thor. Questo è chiaramente un fotomontaggio perché lo sanno tutti che il martello di Thor non lo puoi spostare se non sei Thor. Peraltro qui c'è scritto Iron sul coso. No, Iron mi ha fregato il motore. È scritto Iron qua, non dico altro. No! Dimmi te Stark come si è ridotta, così che fai soldi. A rubare i martelli altrui. Cos'è? Questo è quando c'è l'incesto fra le macchine, no? È così che nascono le macchine. Era un'auto di una stessa, stessa casa madre. Sì, mi sa di sì. Erano cugini. Per quale motivo l'hai fatto? Avevo pezzi che mi avanzavano. Sì, ho aggiunto. Creiamo qualcosa di orripilante. La banana car?
E banana Chiquita. Sì, 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 quella è Chiquita, cioè, non una banana carra a caso. Banana carra. Beh, l'aerodinamicità è più o meno rispettata. Sì, sbiscia via nel traffico, sì, che è una roba, sì, incredibile. Poi se poi la sbucci, vedi come sbiscia via. Sì, 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 guarda, bisogna stare attenti a non grattarla perché si sbuccia tutta, si rovina dopo. Diventa nera. Ma non, sì, non dura molto, in effetti. Questa dipende dalla acerba, che non ti fa troppi chilometri, se no, eh. Ma qui ti pigliano prima. No, ma la cosa bella è che ci sono tanti posti. Guarda quanti posti ci sono. Beh, Cristo, è lunghissima. Ma io credo che sia monoposto questa. No, guarda, sono dei posti questi. Sì, sì, ma è monoposto. È una cosa, sì. Sono quattro. Invece che due, due. E uno per quattro. Oh, beh, sì, sennò come fai a fare la banana? Tipo le montagne russe. Le curve, sì, tipo, le curve sono, sì, belle. Questo è un genio che pensava che questo cavalcavia, che è per i pedoni per andare sopra la strada, sì, fosse per le macchine. Certo. Questo è andato su per il cordolo. Sì, sì, è andato su. Ma se... ci si è buttato in mezzo. È bello che c'è anche il pilu della luce. Ma ci è passato in mezzo. C'è il pilu della luce. C'è anche il cartello. Io avevo capito che non potevo andare in alto. È giusto, si sa, ma io sapevo che i cervi li metti sotto la macchina, non sopra la macchina. Quindi la famiglia dei Bambi doveva andare in vacanza. Furbi, adesso col cacchio che mi faccio mettere sotto. Hanno fatto finta. E se la famosa macchina è di terrapiattisti. La terra è piatta. E ha anche la targa col chito è piatta. Oh, convinto, e lo va anche a sbandierare in giro. Posso dirti una cosa? La tua macchina non è piatta, è bella. No, macchina. No, no. E quando finisce, quando arrivi dall'altro lato della macchina, ritorni da questo. In realtà non è la macchina che si muove, è lo spazio che passa attraverso la piattitudine della macchina. Tipo Pac-Man. Si sente, se lei mi è ignorante. Peraltro, come vedi dietro, ma vedi. Cioè, fossi io un vigile, ma la peggio multa. Che è piatta, è un fogliettino piatto, in effetti. Quella è piatta. Sì, sì, no, è piatta. Quindi... allora, la maggior parte delle persone non capirà riferimento cinematografico. Ma Balle spaziali. È bellissimo. Balle spaziale è un film geniale. È bellissimo, usa lo sforzo. Su, si usa lo sforzo. Che viaggio. Che viaggio. No, ma ragazzi, ce lo troverete anche su YouTube, il film Balle spaziali, anni 80, comicità. Forse su Netflix. Allora, l'assistente mi dice che se andate su YouTube trovate il film completo di Balle spaziali. Sì, perché su Netflix è comicità di 30 anni fa, ragazzi, ma voglio dire, dai. Beh sì, è per quello che aveva il veicolo tutto lungo, questo ce l'ha tutto largo. Ti pigli le peggio multe, dai. Dovresti legarla sul tettino. Ti costa meno abbandonare la scala e ricomprarti la nuova casa. Sì, perché ti fai fuori i due cosi lì, è peggio. Se sbagli i calcoli, papum, che pigli in pieno un tizio che passava in parte. Hai presente Mad Max? Mad Max, chiaramente, Mad Max. Qualcuno è diventato un fan un attimino proprio sfegatato, okay, Io ti giuro andrei di sopra a cominciare con la Ma è bellissima, ma è bellissima sta cosa. Ti assicuro che non tiene a rompere le scatole a nessuno. No, probabilmente stanno andando a Luca Comics. Beh sì, certo. E dopo te li fermi e te li trovi. Nel frattempo, nel 1891... macchina. No, che devo la bici, mi ha preso un colpo. È la mia macchina. È la sua macchina, ma basta con sei Yaris ovunque. Dov'è la Yaris? No, Polo, scusi, Polo, che ne so io che macchina c'ha lei. Sì, ma è geniale, no? Io ammetto vorrei guidare una di queste bici. E caderci giù probabilmente. Sì, ma muoio ancora prima di salire. Era prima che inventassero la catena e il resto, bisogna andare così. Non ne ho mai visto neanche una dal vivo, ammetto. No. Andiamo a cercarla adesso. Assolutamente. Ma immagini quando devi sterzare con sta bici. Sì, se c'è uno in parte a te, babum, lo fai in pieno, Ho capito Need for Speed, ma qua quanto stavi andando? Fast and Furious! Sì, santo cielo, No, devi aver preso qualcosa perché anche il... No, una multa, la multa la prendi di sicuro. No, ma più che altro, come cacchio stai facendo vedere? Ah, vabbè, ma è sopravvalutato. Ah, sì, perché poi pipistrelli che va ad ultrasuoni lui. Beh, col motore. Beh, qualcosa l'ha preso perché qua si è sventrato l'auto. Si è sventrato tutto, si è sventrato. Ma santo cielo. Hai presente i fantagenitori? Questa è la loro macchina! Ma questo ha collegato il tubo di scappa... Ma te sei un pirla. No, sono i fantagenitori. Ma non... Ma... È la bacchetta dei fantagenitori! Ma io ti denuncio la vita! Cosmo era... Perché? Questa è un'auto per l'aerodinamicità. O uno che ha detto, aspetta che voglio imbruttire la mia auto e farla sembrare futuristica. No, in realtà lì dentro c'è la suocera. Vedi È il posto per la suocera. Anche. Sì. Può essere anche quello eventualmente. Mi sa che li abbiamo finiti. Sì, sì, c'è Aquaman qua, perfetto. Ciao Aquaman. Buono, allora, concludiamo con l'auto la futura auto dell'assistente. Ma non l'ho comprato. La vada, la butti via e si compri una Multipla. Ma che schifo. Le meglio auto italiane. Prendo un Pandino, che è il carro armato della strada. No, Pandino solo in Cina, assistente. No, il Pandino è il carro armato della strada. La gente no, questo è vero. Ti vede, fa... Mi dicono che il Panda 4x4 è ancora una di quelle auto inarrestabili. Non in la montagna, fermi, non la assurda, fermi quella macchina. La gente si arrabbia. È il Nokia 3310 delle macchine. Sì. Non sto scherzando. Buono. Dai, allora, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Abbiamo trovato tante di quelle categorie di ste robe che voi non ci avete idea. Sì, ci sono gli animaletti strani. È perché parla lei, ma vabbè, dettagli.
Buono, allora lasciate un bel mi piace e speriamo che non ci demonetizzino anche questo video. No, immagini che parte la copia. No, lasciamo che io il botto lo strangolo prima o poi. Condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao. Io non sapevo cosa dire. Sì, ho visto, mi stava guardando in faccia come a dire te che... pensare alle lasagne, si tende a pensare che pensare alle lasagne. Ciao. Me le hai prese le lasagne. Non c'erano, si sente ancora. Non ti hai preso le lasagne. Mi dispiace. Faccio esplodere tutto. No.